lo dipinto a freddo, e poi gli ho tolto una spatola del cielo, che abbiamo tutto da freddo di tutto. Ma questa è cotta di freddo. Spegni per oggi. Medesimo in quella persona che lavora con le mani, tale quale a quello che più o meno riproduco, al tipo di ambiente che creo, no? Come se fossi. Testimonianze della cultura parlata. È presente anche in quest'opera, per esempio, è presente il presente, ma è presente anche il passato. È come se dentro di noi tutto fosse sempre presente, il positivo e il negativo, tutto quello che è successo. Ovviamente si spera in un futuro migliore, però le situazioni attuali sono quelle. O parietale, dove gli uomini incisero dei segni precisi durante le cerimonie o i riti propiziatori. Le mie opere hanno un portamento fiero, orgoglioso, sono l'orgoglio, la rabbia, il dolore, ma anche la disperazione. C'è il rosso del sangue, della vita e della morte. E questo è che in realtà voglio dire, è come se la vita è un bene prezioso, però dobbiamo capire che siamo anche già morti, se parliamo da un punto di vista di tempo, siccome il tempo finisce, no? Perfect.
conscience transfer in a few hours, no pain. Leave your old body for this new one. 50% contributo c'è per la rottamazione. Cittadinanza europea, nuova cultura di questa o cancellazione oppure di questa eliminazione di una cultura di base, dove questa nuova cultura tesa appunto nella logica del rapporto scambio commerciale, logica. Te li prendo, signora, anche quei due. No, vabbè, 15.000. 15.000. Luca, ce l'hai 50? Simone, ce l'hai 50 in cambio? 50 in cambio ce l'hai? I temp type made handling body biotechnological body ibrido e inattaccabile da virus o batteri, biologicamente perfetto, garanzia 100 anni, 30% contributo rottamazione. Quella che contesto, cioè è la lingua della comunicazione, dove l'uomo è obbligato ad usare questa lingua per poter comunicare, come il latino del periodo antico. Io lo scrivo in inglese perché faccio ironia, nel senso che cioè comprati un nuovo corpo che ha una nuova cultura, è un messaggio pubblicitario. In effetti ho in programma di fare questi grandi cartelloni pubblicitari, che poi sono delle pitture, dove voglio mettere in contrapposizione appunto, è quella che può essere chiamata. Di nave. Poi c'è un'altra, quella ce l'ho dentro, che l'ho finita, dove ci sono dei tagli quasi fossero fatti col macete. Il macete se stesso. E lì c'è sempre l'emblema del colonialismo, della sviluppo. Sei più... Qui lavora gente, l'agricoltura, sono amici, sono proprietari della tenuta, tra l'altro. E lavorano le favole, cioè siamo in armonia perfetta. Sì, tu immagini, io sto lavorando là e lui sta lavorando là. E poi quando lui finisce di lavorare, magari ci beviamo una birra insieme. Come dire, lui lo capisce che io sto lavorando, non mi fa domani indiscreto, non mi disturbo. Tranquillo, è uno.
Parte li portano via gli animali e parte rimangono in loco dove c'è il acceso, però per trovare le ossa devi girare tanto, no? Devi girare palmo a palmo il terreno. Io quando vado a cercarmi nelle stecche di olivastro, allora è in quel momento che io giro il terreno per cercare di trovare. Antico, vecchio, come, come la cultura, l'etnia che comunque si combatte contro l'anello. Vedi, l'anello è dove si legano gli animali, anche quello è un materiale vissuto, e dove ci hanno legato realmente gli animali, ed è la minaccia costante, vedi, conficcato nella terra dove quasi esce fuori il sangue, no? È la posizione, i colori sono smurti, perché è quasi che fosse una cosa sbiadita, come se c'è l'abitudine, una sorta di indolenza, che io tra l'altro non accetto, però mi accorgo che esiste, cioè, quelli che sono i danni. Vieni, ti faccio vedere questo, che ti ho detto, cavalli. Thank you.
parlo, nelle mie opere parlo di materiali che hanno già vissuto, che sono stati dismessi, ma che poi hanno ritrovato una collocazione nelle mie opere. C'è la mano dell'uomo, c'è il sentimento di voler continuare la vita, benché la vita sia un'esistenza grama, difficile, sia un dramma quello che l'umanità tutta intera deve affrontare per passare durante il suo periodo biologico in un mondo così difficile da ma non hanno la libertà di produrre quello che realmente vorrebbero, non sono liberi, non hanno le braccia, non hanno le gambe. Ti senti libero? No, mi sento prigioniero di un mondo, di un sistema. L'unico modo che ho di uscire è quello di affermare la mia personalità, ma più nelle mie opere che nel lavoro che nel poco lavoro che riesco a fare in questa società. Mi accontento da un punto di vista economico, ma non posso diventare solo esclusivamente un numero, benché mi senta un microbo quando vedo tutto questo spazio. Io mi identifico in esso, sono parte di esso, allora mi sento bene, forte, attivo, allora riesco a produrre. Mi accorgo anche di essere una nullità, ma la nullità che c'è, che esiste, mentre invece che non saprei vivere senza la produzione di queste opere, senza esprimere i miei sentimenti reali. Come un poeta non può vivere senza scrivere una poesia, senza esprimere i suoi sentimenti in un modo così sublime, anche uno scultore, un pittore, un musicista. Gli artisti hanno non solo il diritto, hanno il dovere di parlare, il dovere di fare il punto, il dovere di operare una constatazione. Thank you.
Thank you.